Benvenuti nel canale Melimate in Sud. Cerco di essere super veloce in modo da non tenere il frigo troppo aperto. Oggi video tag. Cosa c'è nel mio frigo? Siete tutte taggate. Chi lo vuole fare, sono ben contenta di vedere i contenuti del vostro frigorifero. Prima di iniziare, vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick melimadensud_official. E adesso vi faccio vedere in super velocità, così da non rovinare il cibo, cosa metto all'interno. Diciamo che è un frigo che mostra sostanzialmente quello che consumiamo regolarmente, settimanalmente. Nel cassetto ho insalata, 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 poi ho rucola e basilico. Questo poi lo andrò, perché da poco ho fatto la spesa. Credo che avrete già visto il video. Da poco ho fatto la spesa e quindi ho messo tutto qui sistemato. Ma il basilico, per esempio, dopo lo vado a surgelare. Purtroppo stamattina non c'era l'insalata a buon punto e ho preso questo, questa è nella busta. Quindi, primo cassetto, dal basso verso l'alto, ho l'insalata, rucola e basilico. Il secondo cassetto, sempre partendo dal basso verso l'alto, ho melone, melone, poi carote, carote a julienne, altri pomodorini, pomodori per insalata. Adesso arriva il periodo estivo, quindi capresi a go-go. Poi abbiamo le susine nere, adoro. Poi le pere coscia, quelle lì, e le pesche a pasta gialla. Ok. Su quest'altro ripiano ho il burro, questo è tra i miei preferiti. Poi yogurt, yogurt. Lì in fondo delle olive condite, yogurt, briochine Nesquik in fondo, fiocchi di latte e pasta filo che adoro. Da quest'altro lato ho il pecorino grattugiato, il parmigiano grattugiato, del formaggio. La confezione è già aperta, ma è sigillata quella in plastica, cioè sigillata e chiusa quella in plastica. Qui ho del cotto già aperto all'interno della sua carta, più chiuso all'interno del sacchetto per alimenti. E poi nel piano superiore ho due bottiglie di acqua. Per le stra emergenze, mamma che brodo, versione vegetale, versione carne di manzo, la panna spray senza zuccheri aggiunti di Eurospin, che personalmente boccio. Qui ho preparazione a base di fragole e fragoline di bosco di Rigoni di Asiago, i capperi, il sugo della Tiguglio che devo provare assolutamente, ricotta e pistacchio. E cheddar calvè e calvè ketchup. Queste durano tantissimo. In quest'altro vano ho del vino paesano, acqua, latte di mandorla, Condorelli, questo è il mio preferito, San Benedetto tè alla pesca zero, questo di solito l'apriamo nel weekend e starà venendo il mal di mare. Comunque, qui nel vano superiore ho il gel di aloe e l'arnica. Qui le uova non le vedete perché stamattina mi sono dimenticata di comprarle, altrimenti le uova le metto lì. Con estrema velocità vi faccio vedere quello che ho all'interno del surgelatore. Scusate se non riesco a tenere la videocamera immobile, ma ho il cavalletto in mano perché non è sufficientemente alta. Allora, qui ho un po' di verdure, zuppa,
vellutata, quella a patate e asparagi, dei cubetti di ghiaccio. Qui ho altri cubetti di ghiaccio, non ve li faccio vedere perché ho pulito e riempito da poco il vano dove si mette l'acqua, appunto si formano poi successivamente i ghiaccioli, melanzane grigliate, vellutate, insomma verdure, zucca, questa è zucca, sì, cubetti di zucca della Coop, questi sono i panini che preparo con la friggitrice ad aria, se riesco vi metto da qualche parte il link con la videoricetta. Poi queste le prendo ogni tanto, soprattutto per il fine settimana. Sono queste pizze surgelate per le evenienze. Carne che non sono riuscita a porzionare e quindi ho messo subito in surgelatore. Da questo lato ci spostiamo e vi faccio vedere piselli. Cipolla, mix, carota, sedano, cipolla, prezzemolo, un altro mix. Scendendo in basso, provola di agerola, pisellini, bastoncini Findus e basilico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio forte forte. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick melimadeinsud_official. E come sempre un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud.